Tanti auguri Milan, 122 anni di storia gloriosa, oggi 16 dicembre, il Milan compie 122 anni, e naturalmente come potete vedere ci sono tutti gli addobbi natalizi perché ci avviciniamo alle feste di Natale, ci avviciniamo al Natale, ultime due partite del 2021 contro Napoli e Empoli e poi riposo, poi squadra che riposerà per più di una settimana con la ripresa prevista per fine anno per preparare poi l'arrivo del 2022, ma questo è un programma che ricorderemo più avanti. Ciò che preme oggi sottolineare è il compleanno del Milan, un compleanno dove c'è da un lato la convinzione di poter lottare per i vertici del campionato da qui alla fine della stagione, dall'altro lato noto anche un po' di scetticismo, di amarezza da parte dei tifosi per l'andamento della squadra nell'ultimo mese. Ed è molto giustificabile perché d'altronde il Milan aveva un bel vantaggio sull'Inter, ora si ritrova a meno uno in classifica, ma non tutto è perduto. Ieri c'è stata una bella cena di squadra organizzata da mister Stefano Pioli per festeggiare il rinnovo di contratto fino al 2023. Fino ad ora non c'era stato il tempo perché si è giocato praticamente ogni tre giorni e proprio in un ristorante noto milanese a Milano c'è stata questa cena con mister Pioli, il suo staff, la dirigenza, quindi Massara, Maldini, anche Ivan Gazidis e tutta la squadra, tutti i giocatori hanno partecipato, un momento per stare insieme, un momento di coesione, una serata per fare gruppo ancora di più rispetto comunque alla solidità che c'è già in squadra, una solidità che è cresciuta col tempo e con le settimane. Ha pagato mister Pioli, quindi è stato l'allenatore rossonero a pagare il conto alla fine perché giustamente si voleva festeggiare insieme a tutti il rinnovo del contratto fino al 2023, ma è stato anche un momento per guardarsi negli occhi e capire anche lo stato d'animo della squadra in vista della partita contro il Napoli domenica sera. Innanzitutto c'è da dire che oggi c'è stato l'allenamento a Milanello dove non ha lavorato con il resto della squadra Olivier Giroud, però il giocatore è vicino al rientro. Praticamente oggi è andata così, Giroud ha iniziato il riscaldamento con il gruppo, il classico torello iniziale, poi lui si è staccato e ha lavorato sul campo in maniera individuale e personalizzata e il resto della squadra ha completato l'allenamento. Quindi questo cosa vuol dire? Che se non è oggi, molto probabilmente domani Olivier Giroud si allenerà col resto del gruppo. Ovviamente mancheranno da venerdì a domenica, se si allena domani, praticamente 48 ore alla partita, sarà molto complicato che Giroud abbia più di 20-30 minuti nelle gambe ad esagerare, quindi è un giocatore che sarà recuperato ma per la panchina, anche perché toccherà ancora Zlatan Ibrahimovic guidare il Milan contro il Napoli, guidare il Milan verso insomma, i primi posti in classifica, cercando di vincere contro gli azzurri, uno scontro diretto davvero fondamentale non solo per la classifica ma anche per la testa dei giocatori e per l'ambiente, perché già dopo il pareggio con l'Udinese si è letto molto malumore tra i tifosi rossoneri che forse hanno quasi, non dico mollato la squadra, ma sicuramente sono un po' preoccupati dall'andamento di quest'ultimo periodo, perché giustamente i numeri dicono questo. E anche la situazione infortuni non è una situazione facile. Ricordiamo che Leao non ce la farà per Napoli, ovviamente nemmeno Calabria, Rebic e Pellegri, così come Kier, che torneranno molto probabilmente a gennaio, quindi neanche per la partita contro l'Empoli. L'unico che dovrebbe recuperare è Giroud, ma per il ritorno ad allenarsi con il gruppo bisogna aspettare la giornata di domani. Parliamo anche di un giocatore che secondo me viene molto spesso sottovalutato, comunque mediaticamente non ha quella
risonanza che possono avere i vari Theo Hernandez, Tonali, Tomori, naturalmente giocatori di altro spessore, però comunque si parla sempre poco, secondo me, di Piercalulu. Piercalulu è un giocatore molto duttile, che può essere utilizzato in diverse zone del campo in difesa, ovviamente terzino destro, difensore centrale, addirittura in un paio di occasioni è stato anche utilizzato da terzino sinistro. Non è il suo ruolo, ovviamente è adattato, però è uno che si dà da fare, è uno che è stato preso a parametro zero dal Lione. Praticamente il Milan lo ha preso prima ancora che andasse in prima squadra, era stato preso addirittura quando giocava ancora con la primavera del Lione. È arrivato tra tanto scetticismo, però lui pian piano, col lavoro, con la dedizione, con la concentrazione, con la voglia di migliorare, di imparare, ha comunque giocato la sua fetta di partite in questi mesi. Lui ha giocato, se non sbaglio, 32 volte, quindi 32 presenze con la maglia del Milan tra campionato e coppe, da quando è stato acquistato l'estate scorsa dell'anno passato da Maldini e Massara, con l'aiuto dello scouting, perché ovviamente Moncada conosceva molto bene il settore giovanile del Lione. Se ne parla sempre molto poco, però lui quando gioca fa sempre abbastanza bene, discretamente bene. Tra l'altro Kalulu proprio il 16 di dicembre dell'anno scorso, quindi del 2020, ha segnato la sua prima rete con la maglia del Milan nel 2-2 a Genoa. Lui ha segnato uno dei due gol, l'altro è stato segnato invece da Davide Calabria. Insomma, oggi non c'è solo il compleanno del Milan, ma anche la ricorrenza del primo gol di Kalulu in rossonero proprio un anno fa. È un giocatore che anche questa volta è in ballottaggio per giocare dall'inizio, con ballottaggio con Florenzi per una maglia da titolare contro il Napoli domenica sera. Vedremo nelle prossime ore, quando ci saranno le prove tattiche vere e proprie. Però attenzione a Kalulu, perché potrebbe giocare lui dal principio contro gli azzurri e non Florenzi. Il resto della formazione, a causa delle assenze, insomma, è quella, con Tomori e Romagnoli in difesa, Theo Hernandez a sinistra, Maignan in porta. Centrocampo dovrebbero tornare Kessié e Tonali titolari, perché ovviamente sia Bennacer sia Bakayoko non hanno garantito una grandissima prestazione contro l'Udinese, anzi sono stati anche nell'occhio del ciclone per aver causato praticamente il primo gol dell'Udinese. Bennacer per quel passaggio probabilmente che non doveva fare nei confronti di Bakayoko, perché era marcato, perché era pressato dai giocatori friulani, e Bakayoko per aver comunque mancato il controllo, comunque per aversi fatto soffiare il pallone. Entrambi dovrebbero partire dalla panchina, Tonali e Kessié invece dall'inizio. Sulla tre quarti, maggiori dubbi per Stefano Pioli, con Messias che potrebbe giocare dall'inizio sulla parte destra, Salemaker a sinistra e dietro la punta Brahim Diaz. Ma attenzione a Krunic, perché si gioca proprio una maglia con Salemaker e Brahim. Anche lui, lo spagnolo, non è al 100%, non è ancora tornato il Brahim che conosciamo, che abbiamo visto nei mesi di settembre e ottobre prima del Covid. In attacco, come detto, sarà sempre Ibrahimovic a trascinare questo Milan, perché c'è solamente lui che può aiutare ancora il Milan a rimanere a galla, a rimanere in alto in classifica. Servono i suoi gol, servono le sue giocate, serve ovviamente la sua leadership in campo contro il Napoli.